Ciao a tutti ragazzi e bentornati in Montagne con Pierre. Oggi un video un po' diverso dal solito. Sono molto onorato e felice di poter collaborare con Capobase, un negozio specializzato nel mondo outdoor. Loro hanno due negozi, uno nella zona Nomentana e uno nella zona Aurelio. E il negozio di Capobase mi ha inviato queste splendide scarpe della La Sportiva, modello Trango Trek Leather Gore-Tex, colore Carbon Chili. E La Sportiva, come ben sapete, è un marchio storico per quanto riguarda le calzature per alpinismo, escursionismo e arrampicata. E la collaborazione con Capobase è nata grazie anche alla mia collaborazione con Appennino TV. E infatti vi ricordo di seguirli su tutti i loro social e soprattutto sul loro sito internet che vi lascerò sotto in descrizione, sia di Capobase che di Appennino TV. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace se ancora non l'avete fatto, e soprattutto di seguirmi anche su Instagram se vi va. E detto questo, andiamo a vedere nel dettaglio le scarpe che Capobase mi ha inviato. Questa è una scarpa classificata direttamente dal sito della Sportiva come una scarpa d'alpinismo, anche se secondo me è una scarpa polivalente, nel senso che è ottima per i trekking, ottima per il backpacking, ottima per i trekking di più giorni e soprattutto per vie ferrate e anche qualche via alpinistica, sia estiva che invernale. Tra le principali caratteristiche di queste scarpe possiamo trovare la membrana in Gore-Tex, che garantisce traspirabilità ed impermeabilità. Un'altra caratteristica principale di queste scarpe sono il loro snodo 3D Flex, che troviamo proprio qui all'altezza della caviglia, in questa zona qui, e queste ci danno un massimo sostegno quando percorriamo i nostri sentieri in montagna, che come ben sappiamo sono molto accidentati, e questo appunto ci permette di non prendere storte durante il nostro cammino, trekking, quello che sia. Ovviamente, come tutte le scarpe da sportiva, sono dotate di una suola Vibram. Queste hanno anche una zona di climbing zone qui su in punta, molto adatte alle vie ferrate, ma anche adatte su qualche via alpinistica in ambiente estivo. Un'altra caratteristica di queste splendide scarpe sono la loro tomaia in pelle, idrorepellente, soprattutto antiabrasione. Questa gomma, appunto, se dovessimo impattare oppure strusciare su delle rocce, evita l'abrasione della scarpa e soprattutto evita di far tagliare un pochettino e rovinare la fodera della scarpa. È una scarpa idrorepellente e traspirante, ottima anche per ciaspolate, quindi potete stare tutta la giornata con i piedi a mollo nella neve e il vostro piede rimarrà asciutto e soprattutto caldo. Altra caratteristica fondamentale di queste scarpe è che in punta e in tallone abbiamo una parte rinforzata e questo ci permette di non farci male durante le nostre escursioni, soprattutto se dovessimo o cadere oppure ci dovesse cadere qualche sasso sul piede mentre camminiamo. Questa è una scarpa, a parere mio, 4 stagioni. Per la mia esperienza appunto passata col modello precedente, l'ho usata sia in inverno stando tutta la giornata con i piedi nella neve ed estate nelle giornate più calde, soprattutto anche su lunghi cammini. E vi posso assicurare che il piede è sempre asciutto e soprattutto traspirano alla grande. Un'altra caratteristica ottima di queste scarpe sono la loro suola, e questa posso assicurarvi, ragazzi, che la suola ci metterà molto tempo a consumarsi. E soprattutto questa suola vi garantisce un'ottima aderenza su roccia. Il peso di questa scarpa è di 690 grammi. Come dicevo all'inizio del video, questa è una scarpa adatta anche al backpacking, cioè questo significa che voi potete caricare al massimo il vostro zaino e fare lunghi percorsi, ma anche percorsi molto tecnici, scivolosi o quel che siano, insomma, garantirvi un'ottima stabilità, un'ottima presa su roccia e soprattutto un'ottima comodità durante il vostro trekking, che è la cosa fondamentale. Un'altra caratteristica è la rigidità della loro suola. Questa è una scarpa non proprio totalmente morbida, è abbastanza rigida, ma questo non significa che non siano comode, anzi, tutto il contrario. Questo ci consentirà, soprattutto d'inverno, se vogliamo approcciarci, appunto, come dicevo prima, all'alpinismo classico invernale, ad utilizzare un rampone universale, in modo tale che comunque il rampone resti bello saldo alla scarpa e possiamo affrontare al meglio la nostra salita. Invece, per quanto riguarda il trekking estivo, questa suola semirigida permette appunto di non sentire quei fastidiosi sassolini
che durante il nostro cammino ci faranno sempre compagnia sotto ai nostri piedi. Quindi questo significa che il nostro piede sarà sempre comodo durante il nostro trekking. E la suola, appunto, così semi-rigida, è molto comoda soprattutto su vie ferrate, grazie anche alla climbing zone, come dicevo prima, qui in punta. Ci permetterà di avere un ottimo sostegno e spinta durante i nostri trekking anche su vie ferrate e qualche via alpinistica. E con l'avvicinarsi dell'estate molte persone si approcciano al trekking estivo, quindi quale maggior occasione per andare a visitare il sito di Campobase dove potete trovare queste splendide scarpe ad un prezzo molto vantaggioso. Ovviamente da Campobase non troverete soltanto queste scarpe, ma troverete tutto il materiale che vi serve per i vostri trekking, arrampicata e tutto ciò comunque che riguarda il mondo outdoor. Va bene ragazzi, detto questo, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, di seguirmi su Instagram e soprattutto io voglio ringraziare di nuovo Campobase che mi ha inviato questo splendido prodotto e sono felicissimo di collaborare con voi. Vi ricordo di seguirli sul loro sito internet, Facebook ed Instagram e vi ricordo anche di seguire Appennino TV sui loro social e il loro sito internet che vi lascerò sotto in descrizione. Ora non ci resta che andare a provare sul campo queste splendide scarpe. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video e a una prossima escursione. Ciao ciao!